Se una precedente puntata l'abbiamo intitolata Economisti con due mani, la puntata odierna potrebbe chiamarsi Una mano sola, ma invisibile, e due teoremi. Anche l'economia ha una parte della sua riflessione che è puramente teorica. Ma oggi vogliamo parlare di alcune idee teoriche che hanno profondamente influenzato il pensiero del XX secolo e che ancora oggi animano assai il dibattito tra economisti. Questa mano sola di cui parlavamo è la mano invisibile di Adam Smith. Adam Smith, il famoso economista scozzese, che pubblicò nel 1776 forse il primo trattato di economia veramente moderna, il cosiddetto Trattato sulla ricchezza delle nazioni, cita questa mano invisibile in un passaggio interessante, dove dice che quando un individuo mira solo al suo proprio guadagno, è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, e persegue un fine che non rientra nelle sue intenzioni. In realtà Adam Smith qui parlava della provvidenza, ma soprattutto dagli autori successivi come Pareto e Valras verso la fine del XIX secolo, questa mano invisibile è stata interpretata come le forze del mercato, che in un certo senso agiscono in maniera correttiva e portano le azioni del singolo individuo o della singola entità economica ad armonizzarsi in un modo particolare e a generare un risultato in un certo senso ottimale per la collettività intera. Quest'idea è stata molto popolare nel XIX e all'inizio del XX secolo. E qui arriviamo ai nostri due teoremi. Addirittura negli anni 60 e 70, una dimostrazione matematica, e un premio Nobel poi conferito alcuni anni più tardi, hanno dato un fondamento scientifico e rigoroso a quest'idea. Si tratta dei cosiddetti primo e secondo teorema dell'economia del benessere. Il primo teorema dell'economia del benessere propone l'idea seguente, che un sistema economico organizzato attraverso un mercato perfettamente concorrenziale produce un risultato ottimale dal punto di vista dell'efficienza paretiana. Riprendiamo questo concetto importante che avevamo già introdotto. Un equilibrio economico è detto ottimale dal punto di vista di Pareto, questo è il termine usato e che si rifà a un economista del XIX secolo, quando non è possibile migliorare il benessere di un individuo senza peggiorare il benessere di qualcun altro. Ecco che questo risultato matematico, stilizzato in maniera molto semplice, porta ad affermare che un mercato perfettamente concorrenziale porta ad una situazione in un certo senso ottimale, dove è difficile migliorare il benessere di qualcuno senza peggiorare quello di altri. Il secondo teorema dell'economia del benessere invece fa un passo ulteriore. Dice che una volta che tramite un mercato perfettamente concorrenziale si è raggiunta una situazione di equilibrio paretiano, a questo punto, con adeguati strumenti fiscali, è possibile spostarsi da un equilibrio efficiente a un altro, ovvero è possibile utilizzare delle misure ridistributive per far sì che un equilibrio efficiente, dove non è possibile migliorare il benessere di una persona senza peggiorare quello di un altro, ecco, se un equilibrio del genere viene però considerato ingiusto o non soddisfa gli obiettivi nei quali una società si riconosce, ecco che è possibile con determinati strumenti fiscali di ottenerne un altro, per esempio con dei sussidi, delle tasse, con lo strumento della redistribuzione. Questi due teoremi sono importanti per separare in due momenti la riflessione economica. In un certo senso per separare il momento del lavoro positivo, come già lo abbiamo chiamato, da quello normativo. Ovvero una prima fase in cui ci si concentra su come migliorare i meccanismi economici e una seconda dove si riflette su quali valori vadano considerati per giungere a delle proposte che contengano anche la dimensione etica e morale. Nessun economista però ha mai creduto fermamente in questo approccio. Addirittura gli autori dei lavori più autorevoli in merito, come il premio Nobel francese Gérard Debreu, da subito hanno elencato le condizioni che non rendono possibile il verificarsi nella realtà di quello che è enunciato dai due teoremi. Ed è proprio questo che è di particolare interesse, perché il confronto tra la situazione ideale e quella reale ci permette una grande ricchezza di riflessione sulle problematiche economiche. Guardiamo allora rapidamente quali sono le condizioni perché i teoremi siano validi. La condizione più importante è quella di un mercato perfettamente competitivo. Un mercato
è perfettamente competitivo quando nessuno ha un forte potere di mercato, nessun individuo, aziende, piuttosto che consumatori, produttori, vari agenti economici, nessuno di essi può influenzare in modo importante i prezzi con il suo comportamento. Stiamo quindi parlando di un mercato dove i beni e i servizi sono omogenei tra loro, sono quasi indistinguibili. Quindi, se un produttore cercasse di caricare un prezzo superiore a quello di mercato, nessuno comprerebbe da lui. Sono chiaramente esclusi da quest'idea del mercato perfettamente concorrenziale sia i casi estremi di monopolio e monopsonio, ovvero dove c'è un unico produttore o un unico consumatore. I casi di monopolio sono facili da capire, i casi di monopsonio anche, pensiamo, non so, allo Stato come unico acquirente delle lavagne scolastiche o come uno degli unici acquirenti di determinati beni. Ecco, queste situazioni chiaramente sono molto lontane dall'ideale enunciato dai teoremi. Ci sono poi delle situazioni intermedie tra questi due casi estremi. Ci sono dei casi di concorrenza monopolistica, dove per esempio alcuni produttori sono stati capaci a differenziare i loro beni in modo da ottenere un piccolo potere di mercato. Si tratterà quindi di vedere a quale livello di potere di mercato, di forza di mercato di un suo partecipante, poi sarà sensato per lo Stato intervenire o meno. Un secondo elemento importante è l'assenza di esternalità. Si ha un'esternalità quando il comportamento o le scelte di un attore sul piano economico influenzano quelle di un altro. Possiamo pensare, per esempio, all'inquinamento, possiamo pensare al rumore, possiamo pensare anche a delle esternalità positive, una scoperta scientifica fatta da un'azienda messa a disposizione di altre. Ecco, le esternalità influenzano i risultati del mercato in un modo interessante e che discuteremo più avanti. Molto interessante, poi, è che l'informazione deve essere perfetta e perfettamente condivisibile. Ogni attore sul mercato deve conoscere la qualità dei prodotti e tutte le altre caratteristiche più importanti per poter partecipare attivamente al mercato. Quest'ultimo problema, quello dell'informazione, è stato il campo di ricerca più attiva negli ultimi anni ed è anche quello che approfondiremo in seguito perché ci offre degli spunti di riflessione particolarmente interessanti. Proprio a causa di questo pervasivo problema della cosiddetta asimmetria di informazione, il premio Nobel Joe Stiglitz disse qualche anno fa, in un famoso saggio, che forse la mano è invisibile proprio perché non c'è. Il problema è proprio questo. Senza delle informazioni perfette, il secondo teorema dell'economia del benessere non ha nessun senso, perché mancano le informazioni necessarie per andare a fare queste manovre fiscali di cui abbiamo parlato e che permettono di ridistribuire in maniera ineccepibile, soprattutto senza influenzare e disincentivare gli operatori economici a cambiare il loro comportamento e a quindi ottenere degli equilibri economici inferiori. Pensiamo per esempio a delle scelte fortemente ridistributive che possono portare delle aziende a dislocarsi o degli individui a, per esempio, ridurre la propria attività professionale, quando il loro potenziale sarebbe ben diverso. La seconda critica, particolarmente importante e anche fruttuosa per la riflessione successiva, viene da un secondo recente premio Nobel, l'economista Amartya Sen, che è sicuramente noto agli amici di Caritas Ticino. In effetti, non solo serve, come suggerito da Joe Stiglitz, una conoscenza, un'informazione molto approfondita per riuscire a fare questi trasferimenti di ricchezza suggeriti dal secondo teorema dell'economia del benessere, ma oltretutto questi trasferimenti dovrebbero idealmente essere basati sulle vere potenzialità, risorse, sulle capabilities, come sono state chiamate da Amartya Sen, sulle risorse di ogni singolo individuo. La moderna analisi economica di queste problematiche si basa proprio su queste intuizioni di Amartya Sen, ovvero sul bisogno di concentrarsi sulle capacità e le potenzialità dell'individuo. E siamo convinti che questa linea di ricerca apra degli orizzonti straordinari.